A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Vedo molte persone, dicevo, che si stanno collegando. Buonasera a tutti ancora, a chi si fosse messo in ascolto solo in questo momento. Solo un minuto per dare inizio al webinar, all'esposizione, per consentire a tutti di collegarsi. Sento Alessandro che è collegato, Alessandro Di Gioia che è collegato. Buonasera. Buonasera Alessandro, grazie di essere intervenuto al nostro webinar, grazie di essere il nostro relatore di questa sera. Ritengo che sarà una grande giornata di cultura finanziaria, una grande giornata dedicata al nostro pubblico. Illustreremo una metodologia di gestione di un portafoglio fondi. Portafoglio fondi diventa anche il marchio con cui investo da oggi. Lo trovate, trovate il banner proprio sul sito di Investors, in piena evidenza, proprio vicino al marchio Investors, a significare la grande importanza che noi stiamo attribuendo a questo evento. Da oggi inizia l'era Portafoglio Fondi. Portafoglio Fondi è un'iniziativa di Investors insieme con Alma Gestio per poter consentire l'utilizzo di un prodotto basato su reti neurali, quindi completamente quantitativo. In genere un prodotto di questo genere viene destinato agli istituzionali ed è effettivamente oggi utilizzato soltanto da istituzionali. Bene, questo diventa un servizio, portafoglio fondi, rivolto a tutti gli utenti di Investors, quindi al pubblico cosiddetto retail, quindi al pubblico degli investitori, al pubblico dei consulenti finanziari, al pubblico dei professionisti della finanza che seguono Investors. Ritengo che sia la prima iniziativa in Italia dove uno strumento tipico degli istituzionali viene messo a disposizione appunto del pubblico per poter essere utilizzato nell'ambito di una gestione di portafoglio fondi. Non voglio sottrarre però tempo al nostro speaker, al nostro relatore, che è collegato in questo momento con noi, Alessandro Di Gioia, grande esperto di sistemi quantitativi, grande esperto di sistemi basati su reti neurali. Alessandro, ti passo il controllo del video. Volentieri. Prego. Prego a te l'esposizione perché il pubblico è sicuramente qui per te. Grazie Alessandro, prego. Grazie a te Maurizio. Buonasera a tutti, come anticipato Maurizio, io mi chiamo Alessandro Di Gioia, sono un ingegnere, sono abilitato alla professione di consulente finanziario e tra le altre attività seguo il progetto Alma Gestio. Alma Gestio, come anticipato, è un metodo di gestione di portafogli in fondi sviluppato da un team di professionisti dedicati alla consulenza finanziaria, alla finanza quantitativa e nello specifico specializzati nello sviluppo di reti neurali. In questa occasione, che gentilmente è stata concessa dal dottor Maurizio Monti, sarà mio piacere presentarvi il nostro approccio di investimento ai mercati che, come anticipato, a breve verrà anche proposto in via esclusiva fra le soluzioni di Robo Advisory offerte dal portale Investors. Nel corso di questa presentazione ripercorrerò quello che è stato il nostro percorso fino ad arrivare all'analisi dei risultati oggi conseguiti, condividendo con voi, seppur brevemente, le esperienze che ci hanno portato a maturare l'idea di approcciare l'investimento nei mercati finanziari col supporto di questi strumenti. Senza addentrarmi in tecnicismi, tra l'altro noiosi, ritengo comunque opportuno fornire una breve descrizione di quello che è una rete neurale. Una rete neurale è un tipo di intelligenza artificiale, più precisamente è un modello matematico costruito ispirandosi al funzionamento del cervello umano che cerca di replicarne i processi cognitivi.
A onor del vero, si tratta di una tecnologia inventata alla fine degli anni 50 e quindi ad oggi ampiamente collaudata ed utilizzata, ma che negli ultimi 10 anni ha suscitato l'interesse di molte aziende, di molti studi di ricerca, che ne hanno ampliato enormemente i settori di utilizzo, fra i quali anche quello finanziario. Il mio obiettivo durante questa presentazione non è tanto quello di entrare in tecnicismi dettagliati, ma piuttosto quello di far comprendere le logiche alla base del funzionamento di tale strumento e soprattutto sottolineare i vantaggi dati dall'uso delle reti neurali nel campo della finanza quantitativa. Come anticipato, essendo dei modelli matematici costruiti per replicare il processo cognitivo umano, le reti neurali sono in grado di risolvere determinati problemi basandosi sull'osservazione di dati che ne siano esemplificativi, sui quali esse vengono quindi addestrate e non programmate a svolgere determinati compiti. La rete neurale, una volta addestrata, matura quindi una propria intelligenza con la quale risolvere i futuri problemi che le verranno sottoposti, ed in grado soprattutto di adattarsi alle future condizioni al contorno, all'evolversi delle situazioni che spesso saranno diverse rispetto alle attuali e soprattutto rispetto a quelle su cui l'algoritmo è stato sviluppato. La differenza tra una rete neurale e un algoritmo informatico, viste queste premesse, è quindi sostanziale, soprattutto se applicati come strumento di supporto nei processi decisionali, come accade fra l'altro anche nel campo della finanza quantitativa. L'algoritmo informatico, infatti, è programmato per eseguire in maniera ripetitiva e meccanica un preciso percorso decisionale, per cui una qualsiasi informazione mancante, piuttosto che una variabile al contorno diversa, rendono necessaria una rivisitazione dell'algoritmo intero. La rete neurale invece sviluppa una propria capacità di analisi, è in grado quindi di meglio adattarsi a condizioni al contorno variabili, è in grado di interpretare dati in continua evoluzione, elabora una vera e propria intelligenza che sarà di supporto con i suoi suggerimenti all'operatore umano nel prendere determinate decisioni. Perché quindi utilizzare una rete neurale in finanza quantitativa? L'idea è nata dopo una serie di esperienze maturate nello sviluppo di modelli quantitativi basati su algoritmi di statistica classica e dopo essersi scontrati con l'annoso problema del performance decay, ovvero del decadimento delle performance. Molti algoritmi, infatti, pur performando in backtest anche dignitosamente o bene, vivevano in seguito all'applicazione in tempo reale una veloce e repentina perdita di efficacia, costringendo l'operatore a continue riottimizzazioni in itinere, con conseguenti sprechi di tempo ed energie, e soprattutto con una perdita di fiducia nello strumento che si stava utilizzando. Io immagino che chi di voi ha maturato esperienza diretta, nello sviluppo di modelli quantitativi, saprà di cosa sto parlando. Credo che il decadimento delle performance sia probabilmente il tallone di Achille nel campo della finanza quantitativa. Cioè, infatti, ci si ferma un attimo a riflettere sulla natura dei mercati finanziari, è facile riconoscergli una natura dinamica e in continua evoluzione. E risulta quindi forzato volerli approcciare con metodi rigidi e poco flessibili come possono essere quelli implementati mediante un modello di statistica classica, che di fatto non fa altro che racchiudere in sé un preciso e rigido albero decisionale, che sia un trading system piuttosto che un modello quantitativo più evoluto, la sostanza di fatto rimane questa. D'altra parte, analizzando il tutto da un altro punto di vista, rimane ad ogni modo vero più che mai che un approccio metodico in finanza ripaghi, soprattutto rispetto ad un approccio euristico piuttosto che razionale ed emotivo,
come quello di tanti operatori che non definiscono neppure il loro modus operandi, con conseguenze spesso purtroppo tragiche da un punto di vista finanziario. Alla luce, di queste esperienze, di queste considerazioni, alle quali si è giunti in maniera, devo dire, anche sofferta, è nata l'idea di utilizzare in finanza quantitativa uno strumento come le reti neurali, tale da coniugare i vantaggi derivanti dall'applicazione di un metodo a una maggiore flessibilità, capacità di analisi e di interpretazione dei dati che un tipico algoritmo informatico non può fornire. Ora, concentrare in una breve presentazione un'attività di ricerca di anni in maniera esaustiva mi è chiaramente difficile. Per cui colgo anche l'occasione per invitarvi a leggere i nostri articoli sul tema che gentilmente saranno pubblicati sempre sulla rivista Investors. Possiamo comunque delineare quelli che sono i fondamenti del nostro approccio ai mercati e le logiche operative. Almagestio è un modello quantitativo costituito da due reti neurali che lavorano in parallelo e in sinergia l'una con l'altra. Una prima rete neurale è addestrata a valutare la qualità di uno strumento finanziario sulla base dell'analisi di una serie di indicatori tecnici legati sia allo strumento finanziario stesso che al mercato nel quale con quella tipologia di strumento si investe. Una seconda rete invece è addestrata a effettuare decisioni di market timing e valutazioni a cadenza mensile circa la convenienza o meno nel rimanere investiti in un determinato mercato piuttosto che allocare diversamente il capitale, il tutto basandosi su un'analisi sia tecnica che macroeconomica. L'uso sinergico di questi due approcci porta da un lato a concretizzare nella pratica un portafoglio realmente efficiente nel tempo, che realmente si colloca e rimane collocato sulla frontiera efficiente, costruito con strumenti efficaci, trasparenti e tali da cogliere al meglio le occasioni di rendimento che vengono concesse dai mercati. E dall'altro a ridurre al contempo in maniera considerevole il rischio, sia in termini di drawdown che di time to recovery drawdown. E questo mediante tempestivi suggerimenti operativi di entrata ed uscita dai mercati che vengono forniti dalla seconda rete neurale. Come anticipato, le reti neurali possono lavorare in maniera sinergica, definendo così una gestione dinamica del portafoglio, ma questo non vieta di utilizzare solo il primo dei due modelli neurali, scegliendo quindi una gestione strategica del tipo buy and hold a mix costante, potremmo definirla, ma caratterizzata da un'oculata e metodica selezione degli strumenti finanziari e da un loro costante e continuo monitoraggio nel tempo. In questa slide, come potrete immaginare, è possibile vedere l'andamento della equity line dal lancio della linea di gestione ad oggi, sia della gestione dinamica, l'equity line blu, che di quella strategica del tipo buy and hold, che è l'equity line viola, e analizzare quindi il singolo valore aggiunto portato dai due diversi metodi operativi. Ora apro una piccola parentesi, giusto per sottolineare che i risultati qui presentati sia in questa slide che nelle slide successive sono stati conseguiti sul mercato con capitali reali e non in ambienti simulati, e seguendo questo metodo che ad oggi è utilizzato prevalentemente da istituzionali in gestioni interne. Ora, richiudo subito la parentesi e torno alle equity line. Dalla lettura dell'equity line è possibile constatare che il contributo alla gestione portato dall'uso dei due modelli neurali è sostanziale, soprattutto se si considerano le profonde crisi che hanno interessato i mercati nel periodo di riferimento. Come potete vedere, ad esempio, durante la crisi del 2008-2009, che forse oggi molti hanno in parte dimenticato, i segnali di uscita dal mercato furono
abbastanza tempestivi in maniera tale da ridurre in maniera considerevole sia il drawdown sia soprattutto il tempo di recupero dal drawdown. Altro elemento da prendere in considerazione quando si valutano queste metodologie di gestione. Si può notare inoltre come già, ora mi riferisco all'equity line viola, già la sola selezione di efficaci ed efficienti strumenti finanziari permette di realizzare portafogli di investimento tali da garantire rendimenti interessanti in tempi tutto sommato ragionevoli, e come la gestione dinamica permetta di invece di proteggere il capitale durante le fasi di recessione dei mercati finanziari, garantendo tempi di recupero del drawdown più contenuti e di conseguenza anche una maggiore protezione del proprio patrimonio. Scusami Alessandro, puoi Prego. avvicinare un pochettino la voce al microfono? Ho Sì. una segnalazione che non riesco a capire, probabilmente è solo un problema di vicinanza al microfono, se puoi. Sì, così si dovrebbe sentire meglio. Sì, direi di sì, direi di sì. Ok. Allora, tornando alle due linee di gestione, allora a nostro avviso non esiste un meglio o un peggio assoluto. Riteniamo che la gestione dinamica sia più adatta per approcciare i mercati azionari, mercati in cui la storia ci insegna che possono verificarsi lunghe e profonde recessioni, tali da mettere alla prova la resilienza e la pazienza, credo, di qualsiasi investitore. Motivo per cui uno strumento in grado di suggerire preziosi e tempestivi segnali di uscita dai mercati finanziari in certi contesti può indubbiamente costituire un toccasana per il portafoglio, credo, di qualsiasi investitore e aiutare soprattutto nell'evitare di commettere errori finanziariamente fatali, magari mossi da un'eccessiva paura o dalla mancanza di linee guida. Ad integrazione, in questa slide, ad integrazione di quanto presentato in precedenza, questo è il performance report della gestione al Magestio, col dettaglio sia della linea buy and hold che di quella dinamica. Potete vedere alla voce RNA1 quelli che sono stati i risultati della gestione buy and hold e alla voce RNA 1 più 2 invece, quello che è stato invece i risultati della gestione dinamica. Ora, pur non volendo recitare la parte del venditore di rendimenti, ritengo notevole un interesse annuo composto del 7,36% al lordo della sola tassazione, perché qui sono compresi tutti i costi di gestione, al fronte di un drawdown del 4%. Questo non tanto per il rendimento in sé, sempre interessante, ma per il rischio contenuto che si è corso. Fare infatti un 7% di media rischiando il 4% vuol dire che nel giro di qualche anno io in portafoglio ho guadagnato quello che rischio e vivo di conseguenza l'investimento sui mercati finanziari con tutto un altro comfort psicologico e tutta un'altra serenità, consapevole di approcciarli con un metodo efficace e pronto anche a eventuali, diciamo, pronto a sapere come reagire nel caso di eventuali shock di mercato piuttosto che cambiamenti importanti di trend. Come sottolineato già in precedenza, la gestione dinamica è consigliata, oltre che più performante rispetto a quella buy and hold, salvo durante i periodi di contrazione dei mercati, come quello attualmente in corso, durante i quali un approccio attivo rischia talvolta di non portare particolari vantaggi. Ad ogni modo, riteniamo sul medio-lungo periodo più prudente, oltre che più performante, un approccio dinamico, perché è in grado di proteggere il portafoglio da eventuali perdite durante eventuali recessioni più o meno profonde dei mercati, alle quali si tende spesso a non pensare o a dimenticarsele, ma purtroppo prima o poi potrebbero tranquillamente ripresentarsi. Scusa, Alessandro, solo una piccola precisazione perché evidentemente non è stato chiaro a tutti. Il risultato che hai presentato prima del
7,36% medio, dico bene? 7,36%. Già. Esatto, già al netto di tutti i costi di gestione dei fondi, giusto? Esatto, è all'ordo solamente della tassazione che È si paga. all'ordo Netto della tassazione, ma al netto dei costi di gestione. dei costi di gestione, Sono stati certo. presi proprio i rendimenti netti, insomma, dei fondi. Questi sono i rendimenti netti in portafoglio per l'utente finale. Perfetto, va bene, va bene. Scusa l'interruzione, ma era necessario per questo. Ok. Beh, prosegui pure, Alessandro. Proseguo, anzi, mi avvio, diciamo, a concludere, sottolineando nuovamente, per trasparenza e onestà intellettuale, che i risultati presentati in questa occasione, oltre che al netto dei costi di gestione, sono stati conseguiti sul mercato con capitali reali e non in ambienti simulati, con portafogli costruiti con fondi di prima qualità, selezionati e gestiti col supporto di questo modello quantitativo qui in oggetto, appunto Alma Gestio. Mi preme sottolineare inoltre come tutta l'esperienza maturata abbia nel suo complesso promosso l'efficacia di un approccio ai mercati metodico basato su concetti ampiamente condivisibili, quali quelli di efficienza, semplificazione, ordine, analisi, efficace nell'applicazione pratica in numerosi contesti, non solo quello finanziario, ma anche nel mondo industriale, piuttosto che nell'erogazione dei servizi o nel mondo sanitario, e di conseguenza, non ultimo, anche nell'investimento nei mercati finanziari. Per cui, al di là di Almagestio e di questo webinar, una mia personale considerazione che mi sento di condividere con tutti gli ascoltatori è quella di approcciare i mercati con metodo, con discipline, regole, con un sano pensiero critico, costruttivo, sia nei confronti di noi stessi che nei confronti anche di quelli che magari sono i nostri interlocutori da sempre nelle nostre scelte finanziarie. Mi avvio a concludere invitando la platea di gentili ascoltatori a leggere i nostri articoli sulla rivista. E ricordo nuovamente a tutti che il servizio di RoboAdvisory sarà disponibile a breve sul portale Investor. E grazie a tutti e passo la parola a Maurizio, qualora ci fossero delle domande o degli approfondimenti su qualche particolare argomento. Ok, sì, sono arrivate effettivamente delle domande, Alessandro, mentre un attimo che riprendo il video, anche per illustrare al pubblico qual è l'iniziativa, no, nel suo complesso, anche perché alcuni ascoltatori sono collegati in ritardo e anche fisiologico, questa è un po' una stagione dove alle volte si ritorna a casa un pochettino più tardi. Investors Magazine Italia propone insieme con Almagestio una iniziativa che permette di portare al mondo degli investitori, dei consulenti finanziari, degli investitori in proprio, dei professionisti della finanza, ciò che fino a ieri era solo appannaggio degli istituzionali. Attraverso una metodologia di gestione di un portafoglio fondi e SICAV che è basata su reti neurali, come appunto appena spiegato Alessandro Di Gioia, esperto di questo segmento di reti neurali. È la prima volta, signori, che la intelligenza artificiale basata su reti neurali viene portata a disposizione del pubblico, degli investitori e dei consulenti finanziari. Esce quindi dall'alveo degli istituzionali, degli institutional, per entrare nel mondo molto reale dei mercati. Degli investitori e dei consulenti. E qual è il grande vantaggio che ci ha illustrato adesso l'ingegner Di Gioia, Alessandro Di Gioia, grande esperto di questo? Il grande vantaggio è che sulla base di questa metodologia può essere sottoscritto un portafoglio fondi di cui trovate una documentazione facilmente accessibile andando a cliccare sulla home page di Investors alla voce portafoglio fondi, vi compare il portale di portafoglio fondi, potete scaricare i risultati storici del sistema, risultati storici prodotti su capitali reali,
ripeto, però in uso a istituzionali, oltre alle info sulla promozione, promozione che è valida fino al 30 di giugno. Ciascuno di voi che è iscritto a questo webinar riceverà nei prossimi giorni una telefonata per accertare anzitutto il gradimento su questo argomento, su questo webinar, soprattutto per capire quanto questa innovazione, la portata di questa innovazione interessa il nostro pubblico e perché no, per andare anche a configurare offerte personalizzate ad hoc su questo servizio. Il portafoglio fondi quindi è un'iniziativa estremamente innovativa. Direi che è veramente la prima volta che in Italia l'intelligenza artificiale delle reti neurali viene portata e messa a disposizione del pubblico, degli investitori e dei consulenti finanziari. Proviamo a ora Alessandra a rispondere ad alcune domande. Prego. Oh, dunque, molti chiedono se usiamo anche, cioè se Almagesti usa anche ETF. Che mi risulti, puoi confermare, non vengono usati ETF. No. Ok, vengono usati fondi e SICAV, no? Dico bene. Esatto. Fondi SICAV sottoscrivibili penso presso qualsiasi intermediario in Italia, quindi è un portafoglio che è semplice anche da replicare per un investitore privato anche tramite il suo portale home banking eventualmente, però per il momento non è previsto l'utilizzo di ETF. Bene, posso però aggiungere per il pubblico, per il pubblico che è interessato agli ETF, che Investors lancerà molto presto un portafoglio ETF. Portafoglio ETF si abbinerà con portafoglio fondi per completare ancora di più le esigenze di investitori, risparmiatori e consulenti finanziari. Qual è la differenza fra un fondo e una SICAV, ingegner Di Gioia? Siamo in grado di rispondere? Beh, ai nostri fini operativi, ecco, Influente, vero? Nel senso che è assolutamente la stessa cosa. sì, ai nostri fini operativi, sì. Diciamo, per l'utente finale Non cambia non assolutamente percepisce nulla. Diciamo che cambia il modello legislativo a monte, no? un Dico. rapido. Sì, esatto, Il modello esattamente. legislativo a monte si tratta di due figure giuridiche che dal punto di vista del gestore sono esattamente analoghi, assolutamente coincidenti, ma che hanno una figura giuridica leggermente diversa. Perché si preferisce usare le SICAV? Ma no, direi che non si preferisce usare le SICAV. No, 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 non. fondi ETF però non, anzi in realtà ultimamente sono più fondi. Comunque, diciamo che tutto nasce perché la rete neurale analizza un paniere di fondi e SICAV piuttosto ampio su cui effettua le sue, diciamo, il suo ranking per valutare gli strumenti finanziari migliori, quindi si è ampliato questo paniere sul quale la rete fa le sue elaborazioni a cadenza mensile e Ok. quindi il motivo è questo qui, non c'è una preferenza particolare. Sì, un ascoltatore ci fa presente che fondi e SICAV potrebbero avere dei costi differenti, dei costi di gestione differenti e in questo caso l'ascoltatore vuole intendere che le SICAV alle volte sono più convenienti dei fondi, insomma, ecco. Sono tenute in considerazione tutte queste cose, nel senso che ci sono degli indicatori proprietari che utilizza la rete neurale anche per valutare l'impatto dei costi rispetto ai risultati conseguiti dalla gestione, per cui si tiene in considerazione anche questo tipo di efficienza. Ok, quindi l'efficienza in sé dello strumento è uno degli elementi che viene valutato dalla rete neurale. Quindi Assolutamente. il sistema di intelligenza artificiale tiene conto anche di questi fattori. Quindi, Assolutamente. per intendersi, nel ranking quindi viene preso in considerazione l'elemento costo. L'elemento. Ok. Se un fondo ha delle buone performance, però al netto dei suoi costi di gestione, queste performance risultano mediocri piuttosto che nella normalità non viene assolutamente selezionato. Diciamo che la prima rete neurale svolge quello che magari è il lavoro di anche di tanti consulenti finanziari che analizzano nel dettaglio tutte queste peculiarità e queste considerazioni anche prettamente matematiche talvolta. Questo viene fatto
in automatico di continuo su un paniere di strumenti finanziari che sarebbe impossibile tenere monitorato in maniera, diciamo, manuale, ecco. E questo viene fatto da questo modello neurale, e uno degli indicatori che viene preso in considerazione è assolutamente anche questo qui, il confronto tra i costi di gestione che impattano poi sui rendimenti del portafoglio e i risultati conseguiti dal fondo. Ok, una delle domande che viene fatta da molti ascoltatori è qual è il livello di impegno che avrebbe un sottoscrittore di portafoglio fondi per quello che riguarda l'assestamento delle posizioni. Possiamo dare, credo, una notizia fantastica, no? Perché Questa è fantastica perché l'impegno è veramente irrisorio, nel senso che alla fine del mese arriva un foglio Excel con insomma, un piccolo riepilogo con gli spostamenti da effettuare, ovvero quale fondo sostituire con quale, in poche parole, con i codici ISIN che identificano i fondi o gli strumenti finanziari, ecco, in oggetto, e il tutto si riesce a fare nell'arco di 5 massimo 10 minuti, per cui una volta al mese, per cui con un impegno di 5-10 minuti al mese concentrato durante l'ultimo weekend del mese, quindi uno ha a disposizione sabato, domenica fino a lunedì mattina, a seconda del suo intermediario per impartire gli ordini, può tranquillamente seguire la strategia. Quindi l'impegno in termini di tempo sicuramente accettabile, ecco, per chiunque abbia a cuore i propri risparmi. È più lungo il lavoro che c'è dietro a monte, quello sicuramente, ma per l'utente finale alla fine si è riusciti a costruire un prodotto molto snello, un servizio di consulenza molto rapido ed efficace. E che cosa succede se ci dovesse essere quindi come dire, una perturbazione forte del mercato durante il mese, no? Quindi in un momento in cui, per esempio a metà mese, insomma, ecco, osservazione sempre di un ascoltatore, ecco. Sì, no, un'osservazione che comprensibile. Si è dimostrato nel tempo che prendere delle decisioni a cadenza mensile ha sempre ripagato, per cui per il momento l'approccio rimane questo. Chiaro che se in un contesto assolutamente tranquillo e magari di mercati a rialzo senza nessun tipo di incertezza, durante il mese, in un giorno, cioè, per un qualsiasi episodio si riscontrano delle perdite sui mercati azionari del 10-15%, purtroppo questo rientra in quegli eventi difficili, penso, da prevenire per qualsiasi modello quantitativo. E per cui in uno scenario di questo tipo è chiaro che si aspetterebbe poi la fine del mese e per vedere poi come reagisce il mercato, e spesso quando ci sono stati eventi di questo tipo poi si sono anche calmate, per così dire, le situazioni, sono anche rientrati i valori all'interno di valori medi, ecco. Certo. E comunque la decisione viene presa alla fine del mese. Ecco, questo perché l'obiettivo comunque della rete è quello di cercare di seguire i macro movimenti dei mercati e non di effettuare ingressi e uscite tempestive per cogliere piccoli movimenti o piccoli ritracciamenti. La logica di fondo della seconda rete neurale è più quella di cavalcare i macro trend sia sul mercato azionario piuttosto che cogliere opportunità sui mercati obbligazionari. Ok, un'altra domanda, Alessandro, è quanti fondi normalmente sono contenuti nel portafoglio in un momento medio, diciamo, ecco, in un momento normale? Allora, il numero dei fondi è costante ed è pari a 10 fondi. Quindi è un ranking che estrae 10 fondi, Sì, ok? il ranking estrae 10 fondi che Decide sono. acquistarli o venderli, giusto? Come? Decide sostanzialmente se acquistarli, tenerli o venderli. Esatto. E il
numero massimo di fondi che si hanno in portafoglio è 10, e che vengono poi la rete neurale analizza un paniere di fondi molto più alto, però noi in portafoglio arriviamo ad avere 10 fondi, per cui anche per, diciamo, chi fosse interessato a fare considerazioni riguardo al capitale necessario per implementare una strategia di questo tipo, bisogna giusto prendere in considerazione che bisogna avere il capitale per eventualmente allocarlo su un numero di 10 fondi, che comunque è un numero che riteniamo, diciamo, giusto sia da un punto di vista di diversificazione, senza eccedere anche dal punto di vista della, sempre della diversificazione, cioè è un giusto equilibrio, è un giusto equilibrio, comunque 10. Ok, e senti Alessandro, ma questo numero 10 è determinato da una normale logica di diversificazione, dico bene, cioè è stata fatta una scelta di diversificazione del capitale in 10 striscioline, chiamiamole così. Diciamo di sì. Allora, volendo scendere più nel dettaglio, la struttura è questa qui. La rete con questi 10 fondi va a lavorare su 10 mercati diversi, o meglio, prendiamo ad esempio il fondo 1. Il fondo 1 viene scelto all'interno di un insieme che chiamo, sono, non, senza addentrarmi troppo, però viene scelto all'interno di un insieme dove magari ci possono essere 3-4 fondi. Di questi fondi, alcuni prevedono effettivamente un investimento concreto, magari su un mercato finanziario, magari è un fondo che investe sull'S&P 500, tanto per fare un esempio. Per cui, quando anche la seconda rete mi dà il via libera per investire su quel mercato, la rete 1 mi identifica il miglior fondo per investire sul mercato S&P 500 in questo momento. E la rete 2 mi dà il via libera e quindi io effettivamente compro quel fondo. Nel momento in cui invece il miglior fondo sull'S&P 500 è sempre rimasto quello lì, ma la seconda rete neurale mi dice che il trend sta cambiando e quindi per quanto quello sia un buon fondo, ma non è il momento di investire sul fondo S&P 500, su quel mercato proprio, allora mi dà il segnale di uscita dal mercato S&P 500, per cui quel fondo 1 viene sostituito con un fondo che può essere un fondo liquidità, piuttosto che un fondo il cui obiettivo è equivalente ad avere il capitale liquido, quindi risk-free, diciamo, senza risk-off, anzi, volevo dire, e quindi il numero finale dei fondi nel portafoglio mi rimane sempre quello, però non sono investito a mercato. Certo. Questo è il metodo di selezione dei fondi utilizzato dagli algoritmi. Ok, perfetto. E, senti, ma c'è una componente, cioè se volessi valutare qual è la componente di rischio, no, del portafoglio, Sì. c'è una componente azionaria che è predeterminata oppure tutto è determinato in base al ranking, all'algoritmo, di volta in volta. Diciamo, si può mettere un paletto a quella che è magari la componente massima azionaria. Tra l'altro, diciamo che è flessibile questo metodo di gestione, nel senso che ci può essere la gestione a bassa volatilità, a media volatilità, ad alta volatilità. Qui, essendo nato come prodotto per una clientela istituzionale, c'è un'ampia possibilità di personalizzazione, per cui si possono stabilire dei range massimi di percentuale di azionario, assolutamente. Quindi non è a, non, non viene lasciata una totale discrezione all'intelligenza artificiale, ecco. Ci sono cioè ci può essere la versione magari ad alta volatilità che prevede anche un 100% azionario, così come ci può essere una versione a media volatilità dove la percentuale di azionari, anche nel caso in cui i mercati siano fortemente al rialzo, non va oltre un 30%. Adesso dico il 30%, però questi sono parametri che si possono definire. Quindi il sottoscrittore di portafoglio fondi riceve più di una ipotesi di portafoglio, è così il concetto? Nel Sì. senso che c'è un portafoglio di
po' più aggressivo, Mi... un po' più prudente e molto prudente, se ho ben capito, giusto? Come in una linea di gestioni patrimoniali, ci possono scegliere più linee, anche qui il concetto di fondo è sempre quello, il modello quantitativo è sempre quello, semplicemente vengono definiti questi range di componente azionaria per gli investitori che vogliono mantenere un certo controllo a monte sul patrimonio. Ok, i 10 fondi sono tutti pesati allo stesso modo? Sì, i Sono pesati. fondi, se io ho un ipotetico capitale di 100.000 euro, ci saranno 10 fondi, per cui 10.000 euro per fondo. Al Ok. momento non c'è una, diciamo, una logica di allocazione del capitale più in un fondo piuttosto che in un altro. Ecco. Abbiamo fatto qualche studio al riguardo, ma si andava ulteriormente a complicare la metodologia di gestione, per cui sono rimasti poi, ecco, in sospeso. Ok, dunque, sono arrivate molte domande, Alessandro, sulla composizione del portafoglio, soprattutto sull'origine di dove avviene il ranking, ovvero il ranking è la scelta dei fondi, avviene sull'intero universo dei fondi disponibili e ci sono... voglio dire, case di gestione che sono presenti, altre che sono assenti, si cerca comunque di avere tutto l'universo a disposizione. Allora, l'intero universo, no, per motivi di elaborazione dei dati sarebbe un lavoro, diciamo, tecnicamente forse mo molto complicato. Ci sono delle scremature a monte, si parte, diciamo, dall'intero universo, magari faccio l'esempio, uno che vuole il fondo che deve essere destinato a investire sul mercato azionario europeo. Si parte sull'intero universo di fondi disponibili. Ma ci sono subito dei filtri a monte che filtrano in maniera molto massiccia il panorama. Sono dei filtri legati alla storicità dei fondi, ad esempio, piuttosto che alla qualità di gestione rispetto ai benchmark, per cui c'è subito una grossa scrematura di fondi e si riduce enormemente il numero. La rete poi continua a elaborare un paniere di fondi che può essere intorno ai 50-100 fondi. Quindi moltiplicato per 10, sui 50-100 fondi in totale, che vengono chiaramente continuamente aggiornati, nel senso che nasce un nuovo fondo, si fa una prima considerazione, per cui l'universo di fondi gestiti è ampio, ma a lato pratico quelli poi che sono utilizzati, magari per qualche anno o anche più, se rimangono di qualità, sono circa 50-100 fondi. E non c'è una preferenza da parte nostra per una casa di gestione piuttosto che un'altra, assolutamente. Per cui sono tutte le note case di gestione che hanno fondi di qualità, chiaramente sono presenti nei portafogli, ecco. Ecco, però quello che mi è piaciuto di quello che hai detto in modo particolare è che, se ho ben capito, l'universo da cui viene attinto è praticamente la quasi generalità dell'universo, con Sì. l'esclusione di quello che comporterebbe evidentemente un onere di elaborazione insostenibile per la rete, ma che la rete stessa all'inizio, nel suo ranking, fa una grossa scrematura sulla base dello storico dei fondi, sulla base di ciò che sul mercato in definitiva giudica meno affidabile. Ho capito bene, Alessandro? Sì, assolutamente. Per cui questo è stato imposto come filtro su cui la rete poi ha sviluppato la propria intelligenza proprio per evitare di commettere errori spesso molto diffusi nel panorama del risparmio gestito, ovvero quelli di utilizzare prodotti inefficienti, prodotti che quindi sul lungo periodo rischiano di non portare i rendimenti che dovrebbero portare. Ecco. Quindi si lavora sull'intero panorama di fondi disponibili per non perderci eventualmente l'opportunità di valutare nuovi fondi, però ci sono a monte dei criteri molto rigidi di selezione. E devo dire che i fondi che
riescono a passare le selezioni, per come, se così si può dire, non sono poi tantissimi, ecco, a livello globale. No, ma certo, cioè se alla fine viene fuori il risultato di un portafoglio di 10, partendo comunque da un orizzonte, da un panorama di alcune migliaia, certamente il livello di selezione è estremamente accurato. Diciamo, il turnover che avviene normalmente in un periodo come quello che può essere stato, non so, gli ultimi 6 mesi, turnover che avviene nel fine mese. È molto intenso, nel senso che dei 10 fondi normalmente quanti ne vengono aumentati? Puoi darci un'idea di questo? Sì, la media può essere tre cambi al mese. Chiaro che questa media può essere data da un periodo di 2 mesi in cui magari c'è una particolare, fra virgolette, inversione di tendenza, magari nel giro di 2 mesi cambio tutti i 10 fondi, così come ci può essere il periodo, diciamo, di relativa tranquillità, ecco, sui mercati finanziari, durante il quale di fatto magari per dei mesi non ci sono dei cambiamenti. Però se vogliamo dare un dato medio, 3 è una stima più che ragionevole, più che veritiera, ecco. Ok. C'è una regola anche sulla profondità serie storica del fondo per evitare i fondi appena nati con performance sempre da guardare con sospetto. Cioè, la rete va a selezionare i fondi appena nati considerandoli ancora poco affidabili? Assolutamente, sì. Non è un fondo appena nato che ha uno storico, quindi chiaramente molto ristretto, o magari anche fondi di nuova, cioè di nuove istituzioni che spesso vengono tranquillamente proposti in altri contesti, la rete neurale non li prende in considerazione, finché non maturano uno storico tale da essere presi in considerazione, ecco. Ok, c'è componente valutaria nei fondi che vengono scelti oppure sono fondi a cambio coperto? Cioè la componente valutaria come viene gestita, se esiste via? Sono fondi, cioè il portafoglio a cambio coperto. Volendo, così come ci sono varie linee di gestione, ci possono essere anche i portafogli a cambio scoperto. Però per il momento si riteneva più opportuno per, diciamo, una clientela retail con base euro come valuta, implementare dei portafogli a cambio coperto. Ok, vorrei tranquillizzare alcuni ascoltatori che manifestano dei dubbi poi sulla possibilità effettiva di utilizzo, no, di questo sistema. Si tratta di un sistema dove ricevete, a parte qualche commento inframensile che può essere sempre possibile, ma ricevete di fatto un segnale al mese, no, nel fine mese. Questo segnale di fine mese viene detto qual è il portafoglio fondi che viene gestito, anzi il portafoglio di diciamo, tre distinti portafoglio fondi, okay? Uno è prudente, uno intermedio e uno aggressivo. Si può scegliere di partecipare a ciascuno di questi tre filosofie diverse di investimento oppure di aderire a tutte e tre, ovviamente con un capitale superiore. Ogni linea ha la sua ripartizione in 10 fondi e nel fine mese voi ricevete diciamo, le indicazioni dei fondi da acquistare, da tenere oppure da vendere. Vorrei dire che questa gestione mensile, che fa parte, come dire, di un bagaglio statistico, magari può impaurire alcuni sotto il profilo di come alle volte oggi i mercati sono rapidi nel cambiare posizione, no? Nell'inversione, magari anche in possibilità di perturbazioni forti del mercato. Dobbiamo tener conto che qui parliamo di portafogli che sono costruiti con un criterio statistico di bilanciamento basato su intelligenza artificiale. Ora, questo sta a significare che c'è un metodo scientifico che è stato provato scientificamente da molti anni e nella documentazione che trovate sul nostro portale potete scaricare
la documentazione dei tre portafogli, quindi di quello che è avvenuto da molti anni a questa parte con denari reali, con gestioni reali su questo sistema. Troverete anche il 2008, per intenderci, di questo sistema, va bene? Troverete il 2011, troverete il 2012, troverete anni che sono stati difficili. Ora, statisticamente, questo sistema ha sopportato molto bene e comunque meglio delle gestioni tradizionali di portafoglio fondi e anche le perturbazioni più significative. Questo sta a indicare che i sistemi di intelligenza artificiale, i sistemi quantitativi di questo tipo, nel medio-lungo periodo hanno una capacità di performance sicuramente più costante e superiore. Io sono un teorico dell'algoritmico, abbiate pazienza, ma non posso fare a meno di sottolineare che questo fa parte delle statistiche mondiali. La statistica mondiale depone a favore dei sistemi algoritmici quantitativi. In questo caso parliamo di un quantitativo di livello superiore, perché parliamo di vera intelligenza artificiale basata su reti neurali. Quindi, chi ha, come dire, chi investe in fondi di investimento, chi investe in questo strumento, chi crede in questi strumenti, questa è una straordinaria opportunità per poter avere dei portafogli fondi ben gestiti sotto il profilo statistico delle serie storiche, bene assistiti, perché dietro c'è un lavoro immenso basato su scienza. Pier Di Gioia è un grande esperto di un gruppo di professionisti che è appunto Almagestio, che segue la finanza quantitativa da moltissimi anni e che ha progettato questi sistemi di finanza quantitativa basati su reti neurali. Quindi le perplessità che mi scrivete adesso in chat, perplessità che io capisco, sono le perplessità che io avevo 20 anni fa quando io sono trader professionista, va bene, il segmento che è trading, che è diverso da quello dei fondi, ma qui stiamo parlando di una filosofia di passaggio alla struttura quantitativa da una struttura discrezionale. La struttura quantitativa è quella che mi dà nel medio-lungo termine il risultato migliore. 20 anni fa, quando io approcciai per la prima volta il trading quantitativo, il trading automatico, 18 anni fa per l'esattezza, 19 anni fa, anch'io avevo molte perplessità che le macchine potessero avere delle performance paragonabili a quelle dell'uomo. Mi sono dovuto ricredere nel corso degli anni, perché le macchine, i sistemi di intelligenza artificiale, i sistemi quantitativi, hanno per definizione una marcia in più rispetto al cervello umano e permettono all'uomo di dedicarsi a quello che solo l'uomo può fare. Va bene, se è un consulente professionale è quello di dedicarsi interamente ai clienti, perché a monte c'è un sistema che gestisce per suo conto quali sono i migliori ranking, i migliori fondi da utilizzare. Se è un consulente, se è un investitore in proprio, significa poter avere uno strumento che fino a ieri era riservato agli istituzionali e che grazie alla collaborazione tra Investors e Almagestio oggi viene messo per la prima volta a disposizione del pubblico. Questo è un evento, a mio avviso, veramente eccezionale, veramente rilevante sotto il profilo di quello che può essere il cambiamento significativo nella gestione del proprio portafoglio. Poi, per domande ancora più specifiche, perdonate se qui non riesco a rispondere a tutti, ripeto, ci sarà il nostro servizio clienti che si permetterà di chiamarvi al telefono, uno per rispondere ad eventuali domande che non possiamo aver approfondito in questa sede, due perché effettivamente vorremmo da parte del nostro pubblico la risposta di quello che è il livello di interesse che c'è da parte del pubblico su questo prodotto, su questa metodologia. Parliamo di una metodologia estremamente innovativa, anche se consolidata. È innovativa nel senso che è per la prima volta posta al servizio degli investitori, del pubblico retail e dei consulenti professionali e comunque dei professionisti della finanza.
ci sono alcuni che hanno già scaricato i report relativi e che hanno anche e che hanno avuto modo di apprezzarli, quindi ci mandano il loro apprezzamento per la trasparenza nella pubblicazione dei risultati. Ecco, ci vengono dei complimenti per la consistenza del sistema, grazie a chi già ha avuto modo di esaminarlo. Io ci tengo anche a sottolineare come una classica linea di gestione patrimoniale in fondi si fermi spesso solamente a una selezione dei prodotti finanziari più di qualità, ecco. E questo spesso poi viene effettuato anche in maniere talvolta non procedurate piuttosto che metodiche, quindi anche difficili da valutare nella loro efficacia. Nel nostro caso, invece, questa linea di gestione presenta uno step successivo, oltre che a una selezione metodica ed efficace secondo criteri procedurati, la cui efficienza è dimostrata, anche un secondo step che è quello del segnale mensile che ci fornisce i segnali di ingresso e uscita dal mercato per cercare di proteggere il patrimonio durante le fasi più di recessione. Questo solitamente nelle gestioni patrimoniali più diffuse, ecco, più largamente disponibili per il pubblico, non accade mai. Per cui, tornando anche al discorso del segnale o dell'eventuale shock di mercato che potrebbe capitare durante un mese in corso, con una classica gestione patrimoniale, un segnale di questo tipo non verrebbe neanche analizzato. Per cui, diciamo, l'eventuale shock di mercato si ripercuoterebbe per intero sul portafoglio. E nel nostro caso, invece, questa seconda linea di questo, diciamo, questo secondo step, questo secondo controllo è proprio costruito appositamente per proteggere il patrimonio da eventuali recessioni profonde e prolungate dei mercati azionari che purtroppo talvolta si ripresentano. Ok, senti Alessandro, ma sotto il profilo del capitale, anche chi ha capitali relativamente modesti, sto parlando dei 15 o dei 20 mila euro per intenderci, può approcciare una metodologia di questo genere? Tenuto conto che oggi il livello di ingresso sui fondi spesso è molto modesto. Sì, dopo diciamo che sul discorso capitale, essendo 10 fondi, nel momento in cui uno ha la disponibilità per entrare in posizione sui 10 fondi, la disponibilità c'è. Poi chiaramente, indicativamente un importo di magari 5.000 euro per fondo è quello tale anche da rendere più, diciamo, più equilibrato il tutto, anche Si come rendimento tratta la finale. performance, no? Ovviamente, certo. Non c'è, diciamo, un particolare limite dal punto di vista del capitale. Ok, oggi molti fondi permettono di entrare con 1000 euro, con 2000 euro, quindi mi riferivo appunto al fatto che il livello di ingresso sui fondi negli ultimi anni si è moltissimo abbassato. E Esatto. da parte del pubblico dobbiamo tener conto che sono l'editore di due riviste, no? Di Investors e di Traders. Ovviamente ci sono anche dei trader che sono presenti nel nostro pubblico, che seguono comunque anche i contenuti di Investors, e è molto interessante le osservazioni che sta facendo questo segmento di pubblico, nel senso che ovviamente è un pubblico abituato a strumenti diversi, più rischiosi da un lato e anche più performanti, o comunque perlomeno sulla carta più performanti di un sistema basato su fondi comuni di investimento. Parliamo di mondi diversi, evidentemente. Assolutamente. Ecco, quello che però io vorrei sottolineare è questo, no? Io personalmente ho sempre creduto molto nei fondi comuni di investimento e oggi credo anche negli ETF, no? Da molti anni oramai. Però io credo che su un patrimonio dove è possibile diversificare, e soprattutto dove è possibile allocare il rischio in modo diversificato,
certamente tenere in considerazione di prendere, di allocare una parte su un sistema di gestione dei fondi basato su criterio scientifico, beh, io lo terrei in seria considerazione. Per questo, signori, è il metodo che è stato usato da molti istituzionali fino ad oggi. E non dico veramente nulla di nuovo nel rendere noto che gli istituzionali sono in genere quelli che guadagnano sul serio sui mercati. Chi ha adottato questo sistema nel passato lo ha adottato appunto per la sua consistenza, per la costanza del suo rendimento e soprattutto del suo basso rischio nel tempo. Tenete presente che un istituzionale cerca anzitutto il basso rischio, perché ovviamente giustificare di fronte al cliente proprio il fenomeno del basso rischio. E quindi il fatto che il patrimonio del cliente oscilli il meno possibile in termini negativi. E questo è un sistema che ha avuto questo tipo di performance. Quindi chi è interessato, poi non mi venite a dire che con il trading si guadagna di più, certo che col trading si guadagna di più, si rischia anche molto di più. Poi, ecco. E quindi, no, Analista, prego. no, prego, prego Alessandro. Prego, volevo giusto sottolineare che se si analizza il rendimento rispetto a quello che è il rischio massimo che abbiamo corso, si trova un rapporto che è molto difficile da trovare con diciamo, risultati reali e su orizzonti temporali di questo tipo con modelli quantitativi classici. Ecco, per cui poi ricordo anche che ovviamente non si fa uso di leva finanziaria, per cui il contenimento del rischio è stato alla base dello sviluppo di questa metodologia di gestione. Ok, perfetto. Sottolineo ancora una volta che sugli ETF arriveremo molto presto con Investors, con un futuro webinar e con la presentazione di un portafoglio ETF che andrà ad abbinarsi molto efficacemente col portafoglio fondi. Qui questa sera abbiamo parlato di fondi, non si può parlare di tutto in una volta perché ovviamente parliamo di tematiche e anche di esigenze di pubblico diverso. Giustamente un ascoltatore ci sottolinea che un conto è il trading, un conto sono i risparmi di una vita che certamente non si possono investire appunto con il trading. L'ho voluto leggere perché è una manifestazione di saggezza, mi fa piacere che sia un nostro ascoltatore a scriverla nella nostra chat, perché è la manifestazione di saggezza che bisogna avere, no? Cioè una strisciolina dedicata al trading perché c'è più alto rischio, più propensione ad alto rischio e ovviamente aspettativa di performance superiori. Ma i risparmi, ciò che costituisce gli asset di investimenti da effettuare per poter far crescere il proprio patrimonio, beh, quelli vanno trattati in un modo molto diverso dal trading. E quindi portafoglio fondi vuole essere proprio una iniziativa vicina a chi fa questo tipo di valutazioni. Vorrei anche dire una cosa: sul sito di Investors il banner portafoglio fondi è stato pubblicato 3 ore fa. Ora può succedere che chi già frequentava il sito non lo veda ancora, perché sulla cache del sistema rimane memorizzata la vecchia immagine dove non c'era ancora il banner portafoglio fondi. È sufficiente svuotare la cache o riavviare il computer, va bene? Quindi comunque ripulire la cache del sistema in modo tale da ricaricare l'immagine corretta. In ogni caso, quella che trovate qui, io l'ho spedita anche in email ad alcuni ascoltatori che mi manifestavano appunto questo problema, ma è un problema che si risolverà nelle prossime ore. Nelle prossime ore, quando riavvierete i vostri computer, quando avrete svuotato la cache del sistema, il banner portafoglio fondi sarà visibile a tutti. In questo momento qualcuno mi dice che non riesce a vederlo. Il banner portafoglio fondi è quello che vi permette di accedere alla pagina portafoglio fondi, dove trovate la documentazione dei risultati storici del sistema. Troverete la registrazione di questo webinar, verrà caricata sul portale fra 3 ore, non appena verrà resa disponibile dai nostri sistemisti, e
Trovate tutte le possibilità di sottoscrizione dell'abbonamento a 6 a 12 mesi con offerte specialissime fino al 30 giugno del 2018. Cogliete l'opportunità fino al 30 giugno del 2018. Ricordate che riceverete anche una telefonata di sondaggio di gradimento e che vi permetterà anche di poter eventualmente approfondire altre domande se ne avrete e di poter anche avere offerte specifiche personalizzate laddove abbiate anche altri prodotti o di traders o di investors e che siate già utilizzatori dei nostri sistemi con altre metodologie. Certamente il nostro servizio clienti sarà a vostra disposizione per poter andare a configurare le offerte anche personalizzate nel modo più adeguato possibile. Credo che abbiamo potuto rispondere a tutte le domande che ci sono state poste. Insisto ancora sugli ETF, occhio a Investors, occhio a Traders Magazine, perché parleremo presto anche di ETF. Io ringrazio molto te, Alessandro, per la Grazie, collaborazione, grazie, Maurizio. per la chiarezza nell'esposizione, per averci fatto capire una materia così complessa. So che cosa c'è dietro. Io sono produttore di sistemi di trading algoritmico per il trading, tu lavori su reti neurali, so bene il tipo di impegno e di pazienza infinita che occorre per costruire strumenti adeguati di questo tipo. Quindi complimenti per i risultati straordinari, a mio avviso, raggiunti. Poi sarà il pubblico a decidere quanto condividere con noi il successo di queste performance e di questa costanza di rendimento nel tempo. Quindi grazie ancora ad Alessandro Di Gioia, grazie ad Almagestio, grazie a tutto il team di Almagestio che lavora costantemente su questo prodotto, sulle reti neurali e sull'intelligenza artificiale che governa da oggi il sistema Portafoglio Fondi. Clic sul banner di Portafoglio Fondi per scaricare dal portale il form, la documentazione, per avere sempre a disposizione questo webinar di presentazione, fra 3 ore sarà disponibile, e per poter usufruire dell'offerta speciale che è presente fino al 30 giugno 2018. Ci risentiremo presto per telefono attraverso il servizio clienti di Investors Magazine Italia. Grazie, vi ricordo che il 27 giugno, ovvero mercoledì prossimo, ci sarà il prossimo Investors Webinar, 27 giugno, ore 18. Ci sarà il grande Matteo Battaglia, giornalista finanziario da 20 anni di grandissima esperienza, ci illustrerà quella che è la sua panoramica di mercato. Come al solito, un'analisi fatta da Matteo Battaglia è qualcosa che va veramente ascoltato. Ci dirà come vede lui il mercato in questo momento, quali sono le strategie operative per reagire ai momenti di incertezza che probabilmente ci aspetteranno nei prossimi mesi, attraverso l'analisi e i consigli di questo grande professionista. Avremo anche due straordinari ospiti d'onore che ci onorano ancora una volta della loro presenza: Ugo Pericone di Banca IMI, Gabriele Villa di Directa SIM, che rappresenteranno un po' la parte istituzionale di questo webinar. Quindi 27 giugno, ore 18, iscrivetevi fin da adesso dal sito di Investors cliccando sul banner che sta a metà pagina, perché il banner che sta in alto invece vi dà accesso al portale di Portafoglio Fondi. Grazie ancora a tutti quanti, arrivederci al prossimo webinar. Grazie del vostro costante sostegno. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti.